Influente ministro di Nerone, nei primi 5 anni del suo principato, dal 54 al 59 d.C., Seneca dedica una parte considerevole della sua riflessione a temi di rilevanza politica e sociale, sia nei dialoghi che, in modo particolare, in alcune opere che sono più strettamente legate, nei temi trattati, al suo impegno politico e alla sua esperienza di consigliere del principe. Tra queste, l'opera in cui il filosofo espone in maniera più compiuta la sua concezione del potere è il De Clemenza, quasi un manifesto sui rapporti tra filosofia e potere. L'opera era divisa in 3 libri, di cui restano solo il primo e una parte del secondo. Era dedicata a Nerone, allora 18enne. Nel trattato Seneca traccia un ideale programma politico ispirato a equità e moderazione. 2 i punti chiave su cui è opportuno soffermare l'attenzione. Da una parte il punto di vista di Seneca sul principato, dall'altro che cosa intende il filosofo con la clemenza che dà il titolo all'opera. Primo punto. Seneca non mette in discussione la legittimità costituzionale del principato, né la forma apertamente monarchica che esso ha assunto in barba alla famosa Restitutio Rei Publice, cardine della propaganda augustea. Le ragioni sono 3. In primo luogo, la monarchia era il regime più conforme alla concezione stoica di un ordine cosmico governata dal Logos, dalla ragione universale. Come tutto l'universo è diretto da una forza divina che lo amministra e lo governa, così lo Stato è retto da un monarca. In secondo luogo, la monarchia era la forma di governo più idonea a fungere da vincolo e da simbolo unificante dei tanti popoli che formavano un impero cosmopolita. Infine, il principato si era imposto ormai nei fatti ed era irrealistico, fuori dal tempo, confidare nella restaurazione della libertas repubblicana, un miraggio che animava l'opposizione aristocratica al regime. Veniamo ora al secondo punto chiave. Perché tra le virtù che un buon sovrano dovrebbe possedere, la più importante è la clemenza. Il principato è un dato di fatto che non si può mettere in discussione. Resta però il problema di avere un buon principe. In un regime di potere assoluto privo di forme di controllo esterno, l'unico freno sarà la coscienza del princeps che lo dovrà trattenere dal governare in modo tirannico. In una parola, il sovrano dovrà esercitare la clemenza, ossia la capacità di controllare il proprio animo riguardo alla facoltà di punire. La clemenza è la virtù che più si addice a chi governa. Proprio chi possiede un potere virtualmente senza limiti, proprio chi ha il compito e il dovere di reprimere, deve essere particolarmente misurato nel farlo. Il comportamento del principe deve assomigliare a quello di un medico che si rassegna ad amputare un arto o a recidere la carne solo quando ogni altra terapia si è rivelata infruttuosa. Soprattutto la clemenza è la migliore garanzia per l'imperatore di ottenere il consenso dei sudditi, i quali saranno pronti a difendere la vita di un principe che si è dimostrato capace di rispettare la loro. Nel De Clemenza Seneca esprime l'esigenza di un principato illuminato, che affida alla coscienza del sovrano e al suo perfezionamento morale la possibilità di instaurare un buon governo. In tutto questo è evidente l'importanza che acquista l'educazione del princeps e più in generale la filosofia come ispiratrice della direzione politica dello Stato. Alla filosofia Seneca assegna dunque un ruolo di assoluto rilievo, quello di promuovere la formazione morale del sovrano e dell'élite politica. Tuttavia, la rapida degenerazione del potere neroniano mise a nudo i limiti di tale progetto.